Salve, siamo qui riuniti con questi occasionali Val volontari, Valdi, volonterosi, che si approcciano a fare il contadino per un giorno. Speriamo bene. Se si comportano bene, riusciamo a raccogliere rimandati. Un po' d'uva rossa per oggi. E poi ce la puoi. E la pigiamo entro stasera, così sperando di fare un ottimo vino. Anche se l'annata non è un granché, insomma, dai, come rissa. Però in qualità mi sembra che più o meno ancora dobbiamo vedere. Ci sono delle pigne che non tanto si comportano bene. Ma noi sappiamo sfruttare anche quelle. La causa è troppa acqua. Siamo indotti così a fare la selezione delle pigne, e quindi un compito in più per le donnine. Quindi le pigne un po' più, diciamo, toccate, fradice, vanno messe da parte, come quella che vedo là. Mancano un poco di tre. Va bene. La campagna purtroppo sì, richiede amore e fatica. E senza amore non viene la fatica, senza fatica non viene l'amore. Chi non lavora non fa l'amore. È tutto là, insomma, è tutto una... Ma lo sono quasi a parte ogni tanto. Lasciamo perdere. No, è un caso a parte, un particolare, cioè, come quella nota, è come quella remite che sta sul Matese. L'unica cosa è che in genere i contadini si alzano presto la mattina. Sono le 11:15 e siamo ancora qua. La mattina fa fredda, quindi è stato per l'acqua. Abbiamo fatto colazione, abbiamo giocato al biliardino. Asciugare bene le pigne. Abbiamo fatto asciugare bene, colazione abbondante col miele prodotto da lui. E adesso vediamo la resa. E adesso vediamo. Quando è secca non è tanto la pina, perché c'è lo zucchero dentro. Ok. Quindi tolgo solo quella superflua. Invece quando è umida, tu senti pure il puzzo, l'odore, capito? L'odore del acido. Mamma mia, ma questa è quella del dove dicevi di no. C'è un altro sapore questa? Quella bianca che abbiamo preso era ottima però, raga. L'ultima, Mamma mia. Poche pigne, spero sia buona. Che ne dite? Gradite? Se mi viene con uno sfregio al dito. Insomma, già avevi iniziato in qualche posto? No. All'inizio? Sì. Wow! Squisita. Pesante. Bellissima. Buona. Molto buona. Ma veramente dolcissima, davvero. No, vabbè, sto più in compagnia di qualche cosa. Ma poi sembra che le piccole, eh? Come questa in confronto a quella di prima, sì, sembrano più buone, più dolci, più saporite. Perché in vino piccolo c'è com'era? Vino. Botte piccola. In vino piccolo. In vino Veritas. Già Sambria. Gallina vecchia fa buon brodo. Dalle colline caiatine vediamo che anche la maturazione, visto la favorevole esposizione a sole dal mattino al pomeriggio, vediamo che le uve, anche se sono bianche, hanno un imbrunimento dovuto al alto grado di zuccheri. E all'assaggio è veramente eccezionale. Ragazzi, guardate che magnifici colori. Hai visto Pasqui? Si nasconde l'uva. Va, è un'attrice.
Vero, eh? È fantastico. Guarda là di fronte a te quanta ce n'è. Ebbene signori, guardate, questo è il vero Pallagrello. In questo caso siamo sulle colline caiatine e proponiamo questo prodotto autoctono che sta qui da almeno 2000 anni. E vediamo che con tutte le incursioni di acqua che abbiamo avuto quest'anno si mantiene integro, guardate, perché gli acini sono separati, sono distanti uno dall'altro e favorisce così la reazione, si asciuga e quindi non infradicia. Poi c'è una particolare resistenza alle incursioni atmosferiche, ecco perché si dice autoctono. Bene, grazie. Anche le foglie sono belle, eh? I colori già autunnali, eh? E in anticipo l'autunno. Ma che bello! Siamo alla fine di questo alquanto ristretto raccolto, ma il nostro Pallagrello comunque ci rallegra sempre, sta sempre l'amico dell'uomo. Grazie natura e viva la naturopatia. E viva la natura. E la migliore cosa è sporcarsi le mani con la terra. Esatto. Scusate. Ok.